Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Eleonora e oggi parliamo dei quattro piani di sviluppo nel metodo Montessori. Ma prima di cominciare vi chiedo se non siete già iscritti di iscrivervi al canale e di venire a seguirmi su Instagram, trovate il link nella descrizione del video. Maria Montessori identifica quattro piani nello sviluppo evolutivo dei bambini e dei ragazzi. Questo sviluppo viene illustrato proprio in un grafico che si studia appunto nelle scuole Montessori che suddivide la vita delle persone dalla nascita fino ai 24 anni in quattro fasi diverse. All'inizio di questo grafico viene raffigurata una fiamma. Che cosa rappresenta questa fiamma? Rappresenta la nascita, rappresenta il fuoco vitale che appunto dà vita a tutto quello che poi verrà. Il primo piano di sviluppo è quello che riguarda l'infanzia ed è quello nel quale mi sono formata io. L'infanzia va dalla nascita fino ai 6 anni e si suddivide in due macro aree, quindi dalla nascita fino ai 3 anni e poi dai 3 ai 6 anni. Che cosa accade nel periodo dell'infanzia? Il periodo dell'infanzia è un periodo di grandissima creazione ed è il periodo dove domina la mente assorbente. Se non avete visto il video sulla mente assorbente, ve lo lascio qui sopra nelle schede, giù nella descrizione del video, andate a recuperarlo perché è fondamentale per comprendere il funzionamento della mente dei bambini in questa prima fascia di età, quindi nel periodo dell'infanzia. Quindi appunto domina la mente assorbente e ci sono i periodi sensitivi. Anche di questi ho parlato e anche di questi vi lascio il link, sia nelle schede che giù in descrizione. Andate a recuperarlo, mi raccomando. In questo primo piano di sviluppo, quello che troviamo è il potere creatore dell'essere umano. Quindi dobbiamo andare a conquistare quelle che sono le capacità di base che poi ci aiuteranno pian piano a crescere, quindi metteremo le basi dello sviluppo. Quali sono principalmente quelle motorie? Quindi il bambino dalla nascita ai 6 anni sviluppa, quindi soprattutto nella prima fascia da 0 a 3, sviluppa il movimento, quindi imparerà a scoprire la mano, imparerà a muoversi, così come uno sviluppo del linguaggio. Quindi noi vedremo una trasformazione enorme tra un neonato e un bambino di 3 anni. Fra i 3 e i 6, che cosa fa il bambino? Perfeziona ciò che ha appreso. Quindi quei piccoli tasselli, quegli elementi che vengono acquisiti nell'arco dei primi 3 anni, vengono poi perfezionati nei 3 anni successivi. E qui entrano in gioco le attività Montessori che aiutano appunto lo sviluppo della mano, che è l'organo dell'intelligenza, così come tante altre cose, ma non è questo il video per parlarne. Quindi il periodo che va da 3 a 6 anni è un periodo di perfezionamento costruttivo, un periodo in cui il bambino appunto deve andare a sistemare al meglio tutte quelle abilità che ha imparato ed appreso nei primi 3 anni di vita. In questa fase è fondamentale l'aiuto che noi genitori, ma anche gli educatori di un'eventuale scuola, possono offrire al bambino per sviluppare più o meno bene determinate abilità, e questo già si nota alla scuola primaria, dove alcuni bambini saranno facilitati rispetto ad altri proprio perché avranno acquisito determinate competenze in maniera, diciamo, più strutturata rispetto ad altri. Possiamo assolutamente dare aiuti, ma anche ostacolare queste capacità innate che il bambino sviluppa da solo, ma che appunto non devono assolutamente essere ostacolate, perché altrimenti diventerà molto più difficile acquisirle in un secondo momento. Il secondo piano di sviluppo è la fanciullezza, che va dai 6 ai 12 anni. È un periodo meraviglioso. Maria Montessori parla proprio del periodo più bello anche dal punto di vista genitoriale, quindi perché? Perché entriamo in una fase della vita dei nostri figli molto più facile, perché abbiamo acquisito le competenze di base, quindi motorie ed espressive, per cui la comunicazione è molto più semplice con un bambino di 6-10 anni rispetto che a un bambino più piccolo, perché dovremmo aver iniziato a
gestire, a dominare un pochino di più le nostre emozioni, quindi non avremo più quegli scatti tipici dei 2 anni. Anche sui 2 anni ho un video dedicato che vi consiglio di andare a vedere se state passando questa fase un po' complessa con i vostri figli, ve lo lascio su e anche giù. Quindi, che cos'è la fanciullezza? È un periodo meraviglioso ed è un periodo di grande assorbimento. Cosa assorbe il bambino in questa fase della sua vita? Assorbe i valori morali della società, quindi è proprio il momento in cui il bambino è interessato a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato e a trovare appunto una collocazione a tutte le azioni. Per questa ragione spesso i bambini di questa età sono un po' fastidiosi perché dicono questo non si fa, quello non si fa, fanno un po' i maestrini, tra virgolette. Perché? Perché hanno bisogno, sono in una fase assolutamente normale nella quale devono dare una connotazione positiva o negativa alle azioni. Quindi è normale che in questa fase siano un po', diciamo, fissati con ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, e magari ci riprendano se facciamo qualcosa che abbiamo detto loro non essere proprio corretto. Sempre in questa fase, abbiamo un assorbimento importante della cultura, quindi in questo, momento i bambini hanno sete di conoscere, di sapere. È il momento migliore per, primo, viaggiare, quindi mettere i bambini a contatto con altre culture, far conoscere loro altri modi di vivere, altri tipi di cucine. Bambini che non hanno mai mangiato, in questa fase cominciano ad aprirsi alla scoperta di nuovi sapori, alla scoperta dei libri. Portare bambini di questa età ai musei, al cinema, a teatro. Qualsiasi tipo di attività culturale viene assorbita in maniera importante in questa età, e qui mettiamo le basi per le passioni. Spesso mi viene chiesto che attività, che gioco mi consigli di comprare per mio figlio di 8 anni. Ecco, nessun gioco. Ti consiglio di comprare l'ingresso a una mostra, un carnet di biglietti per il cinema, per il teatro. Attività di tipo, magari per esempio anche dei viaggi, attività di tipo culturale per cercare di capire cosa a tuo figlio può piacere. Ecco, questa è l'età in cui dobbiamo andare ad indagare, a capire gli interessi e le possibili passioni dei nostri figli, anche chiaramente le attività sportive, quindi sperimentare diverse attività. E io consiglio in questa fase di accompagnare i bambini verso proprio la crescita, lo sviluppo di una passione. Questo perché? Perché i bambini che si appassionano ad un'attività e la portano avanti con impegno e interesse hanno molte meno difficoltà a superare la fase della pubertà, dell'adolescenza, quindi avranno molti meno problemi. Quindi la fanciullezza è anche la fase dello sviluppo della personalità individuale, quindi cominciamo a vedere che i bambini hanno dei gusti ben precisi, anche ad esempio nell'abbigliamento. Cominciamo ad avere dei bambini che non vogliono indossare determinati abiti, piuttosto che non piacciono determinati cibi, non piacciono determinati tipi di spettacoli. Questa è appunto un tipico comportamento di questa fase di sviluppo, di questo piano di sviluppo, quindi andare a scoprire proprio le proprie caratteristiche personali ed individuali. Abbiamo poi il terzo piano di sviluppo, che è l'adolescenza. L'adolescenza è un momento molto complesso. Maria Montessori lo paragonava a una nuova nascita. Perché? Perché il corpo cambia, quindi dobbiamo ricominciare a scoprire il nostro corpo, che non è più quello di un bambino, ma subisce dei grandi cambiamenti, e quindi torniamo indietro, quindi torniamo come nella prima fase a dover scoprire il nostro corpo. In più, l'adolescenza è una fase in cui diventa centrale la socialità, cioè il posto che l'individuo occupa all'interno del sistema sociale. Questo veniva molto criticato dalla Montessori rispetto alla scuola, cioè la scuola chiede ai ragazzi di dare il massimo in questa fascia di età, quando in realtà il piano di sviluppo perfetto per l'apprendimento è quello della fanciullezza. Dai 12 ai 18 anni, quindi nella fase dell'adolescenza, è tutt'altro l'interesse dei ragazzi, non è la cultura che fa parte del piano di sviluppo precedente,
ma è la socialità, il rapporto con l'altro, il rapporto con l'altro sesso, il rapporto con se stessi e con il proprio corpo, il rapporto con il gruppo. Quindi è un momento in cui ci dobbiamo riscoprire e ritrovare ed è un momento in cui la personalità ha bisogno di distaccarsi rispetto alla famiglia, quindi è assolutamente e totalmente corretto che i ragazzi a questa età mettano in discussione l'autorità dei genitori e si distacchino da quelle che sono magari le regole che vengono imposte dalla famiglia cercando diverse alternative. È assolutamente normale e fisiologico. È il periodo in cui si acquisisce l'indipendenza di pensiero, quindi è giusto che tutto ciò che abbiamo acquisito nella fase precedente, quindi nella fanciullezza, diventi nostro e abbiamo, una volta appreso, ci formiamo un nostro punto di vista che non necessariamente appunto sarà quello della famiglia. In ultimo abbiamo il quarto piano di sviluppo che è la maturità, che va dai 18 ai 24 anni ed è quella fase nella quale ci si distacca dalla famiglia, quindi si raggiunge la piena e totale indipendenza, che sia essa economica e che sia anche di pensiero. Quindi tra i 18 e i 24 anni i ragazzi dovrebbero uscire, lasciare il nido e creare un proprio nucleo familiare, non necessariamente ovviamente sposarsi, ma trovare appunto una quadra da soli, quindi avere proprio una personalità ben bilanciata e centrata. E questo avviene in maniera naturale se si è seguito in maniera lineare lo sviluppo di tutti i piani precedenti. A cosa ci serve conoscere i piani di sviluppo? Ci serve ad accompagnare i nostri figli proprio appunto a una crescita più serena, a comprendere certi atteggiamenti, a capire che molti degli atteggiamenti che vengono criticati dai genitori ai propri figli fanno parte del normale sviluppo cognitivo e comportamentale legato proprio a quella fase evolutiva. Quindi io spero di essere stata utile. Per qualsiasi domanda o approfondimento che magari desiderate rispetto a questo argomento, vi invito a lasciarmelo giù nella sezione commenti. Scusate, ma mi si sta scaricando la fotocamera. Vi invito a lasciarmelo giù nella sezione commenti. Io, lo sapete, vi rispondo sempre volentieri e vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Ciao!